Itaca. C'è lo shopping dentro. Centroitaca.it. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione per iniziare una nuova edizione del Golfo News. Iniziamo come sempre dai titoli principali, iniziamo da Spigno Saturnia, dove un incendio ha avvolto la chiesa di San Giovanni. A Scavoli invece la scuola di via Italo Balbo è stata chiusa e sono state suddivise le classi e il trasporto scolastico. A Minturno un disabile senza sedie a rotelle, organizzato un concerto per ricomprargliela, appello anche alle associazioni territoriali. Latina, il pluriomicidio di Natale, Roberto Zanier trasferito a Secondigliano. E ancora da Minturno, gli studenti dell'Alberti sono impegnati contro la corruzione e i suoi effetti, mentre a Formia due rotatorie per la sicurezza saranno realizzate sull'Appia per la sicurezza dei cittadini. E ancora da Formia, il cimitero di Castello Onorato al via i lavori per la costruzione di nuovi loculi e ossari. Per quanto riguarda Cellola invece, riprende il progetto Insieme. Iniziamo da Spigno Saturnia, proverbiale intervento dei vigili del fuoco lunedì 6 gennaio presso la chiesa di San Giovanni per un incendio divampato alle ore 16:30 circa e che ha consentito di salvare anche l'oratorio. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, tanto da circoscrivere l'incendio al bagnetto presente nella chiesa. Intanto indagini sono state avviate, svolte insieme ai carabinieri, per individuare le cause del rogo. I primi rilievi non sono stati sufficienti ad escludere la pista dolosa. Bisognerà aspettare infatti che gli investigatori svolgano tutti gli accertamenti del caso per conoscere la natura dell'incendio, che fortunatamente ha distrutto solo il piccolo bagno della chiesa situata appunto nel centro della città, proprio a pochi metri dal comune di Saturnia. Il dirigente scolastico Maria Rosaria Graziano, dopo aver deciso di interdire la scuola di via Italo Balbo di comune accordo con il sindaco e l'amministrazione comunale, ha reso noto quale sarà la suddivisione delle classi del plesso chiuso ospitati presso gli istituti della scuola elementare di Marina di Minturno e quello della medie di Scauri. Le tre sezioni delle scuole dell'infanzia svolgeranno attività didattica presso le scuole di Marina di Minturno, così come le prime, mentre le seconde, le terze, le quarte e le quinte invece saranno ospitati presso la scuola media Fedele di Scauri. Una decisione accolta dall'amministrazione comunale, che nella persona del primo cittadino ha disposto un servizio di trasporto scolastico per i giovani studenti del Balbo, utile a raggiungere la sede indicata dalla dirigente di Scauri. La cooperativa Golfo Trasporti, fa sapere il sindaco Paolo Graziano, che assicurerà il trasferimento degli allievi appartenenti alla scuola dell'infanzia e delle prime residenti tra via Impero e via Antonio De Curtis lato mare e tra via Giuseppe Giulia Romanelli e via Masseria lato monte. Il raduno degli alunni è fissato da lunedì al sabato alle ore 8:30 dinanzi al plesso di via Italo Balbo. I ragazzi saranno riaccompagnati nel medesimo luogo alle ore 13:50. Si tratta di un servizio completamente a carico dell'amministrazione comunale, la quale chiede però di conoscere coloro i quali sono interessati a fruire del trasporto scolastico mediante la compilazione di apposito modulo entro lunedì 13 gennaio presso il Palazzo Municipale. E rimaniamo a Minturno. Un uomo di Minturno in questi ultimi tempi sta vivendo una storia di disagio e di vincoli burocratici.
Quest'uomo, nonostante le gravi difficoltà fisiche e la fatica nel parlare causate da una emorragia cerebrale, è costretto a vivere su una carrozzella che da tempo è rotta, quindi ormai non più recuperabile. Un disagio per molti versi tamponato proprio dalla sua sedia a rotelle che da poco meno di 5 anni lo aiuta nella quotidianità. Alla richiesta di fornirgli una nuova sedia a rotelle formulata dalla moglie dell'uomo è stato specificato che è possibile solo ogni 5 anni e questi non sono ancora passati. Il poveretto intanto ha bisogno di una nuova sedia a rotelle per riconquistare la sua autonomia, ma soprattutto la sua dignità. Un'iniziativa è stata intrapresa organizzando un concerto per recuperare fondi per comprarne una nuova, ma certamente tutto ciò non basta, pertanto si fa appello alle associazioni del territorio e a tutti coloro animati di sensibilità, umanità, civiltà e senso civico a sostenere quest'uomo che nulla può fare se non ringraziare tutti gli amici che lo sosterranno. Latina, Roberto Zanier, il pluriomicida di Natale, ha lasciato il carcere di via Aspromonte. Diretto a quello di Secondigliano, Roberto Zainer è il pluriomicida che qualche giorno prima di Natale ha ucciso prima la madre e poi una donna rumena, ferendo il figlio di quest'ultima, un giovane morto dopo qualche giorno di agonia. Nel penitenziario napoletano l'ex guardia giurata si trova rinchiuso nell'ospedale psichiatrico giudiziario in una cella singola, ma non in completo isolamento, sorvegliato 24 ore su 24. Era stato il giudice Guido Marcelli, dopo l'interrogatorio di convalida dell'arresto, a decidere il trasferimento di Roberto Zainer in una struttura adeguata alle sue condizioni psichiatriche. Ritorniamo a Minturno, continua il percorso avviato dal liceo Alberti sulla corruzione e i suoi effetti. Venerdì prossimo, infatti, dalle ore 11 presso l'Aula Magna Bisegna, gli studenti aggiungeranno un nuovo tassello alla conoscenza del fenomeno nel corso del laboratorio Legalità e Corruzione. L'evento si inserisce nell'edizione 2013-2014 del programma La Repubblica Siamo Noi, la Costituzione nella vita e la vita nella Costituzione, che quest'anno ha coinvolto per l'appunto anche gli studenti del liceo Minturnese. Un coinvolgimento fortemente voluto dal Circolo Romano di Libertà e Giustizia che venerdì darà vita all'evento in collaborazione con la sezione di Latina dell'ANM, acronimo per Associazione Nazionale Magistrati. Atteso l'intervento di Alberto Vannucci, docente di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, nonché l'autore della Trante della Corruzione, edito da EGA nel 2012, che sarà affiancato da Daria Monsurro, sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura di Latina. Quest'ultima espressione dell'ANM di Latina permetterà agli studenti di completare le conoscenze pratiche che riguardano la corruzione, accrescendo le competenze maturate in precedenza. Obiettivo del percorso è quello di replicare l'esperienza dell'Atlante della Corruzione 2012. Dovranno così collaborare alla redazione di un nuovo manuale che sarà il prodotto finale dei coinvolgimenti degli studenti, i quali saranno impegnati sul campo, indagando sul fenomeno nel territorio che vivono quotidianamente, studiandone gli effetti e l'impatto sulla società. Insomma, una bella prova di cittadinanza attiva. A Formia due rotatorie saranno realizzate sull'Appia, una all'altezza di via Epitaffi ed una all'altezza della Storta di Sezze per attenuare il flusso di traffico e la pericolosità di queste strade. Due rotatorie che devono essere realizzate immediatamente. Siamo riusciti con la presentazione e l'approvazione di un ordine del giorno specifico ad ottenere l'inserimento di queste opere nel bilancio della Regione Lazio, approvato solo una settimana fa. La messa in opera delle due rotatorie consentirà, eliminando i semafori a raso, di ridurre il numero di incidenti mortali che purtroppo continuano a verificarsi all'altezza di questi due incroci, ma soprattutto di migliorare la viabilità in tratti particolarmente critici. Inoltre, le due rotatorie renderanno più fluido il traffico sulla via Appia, che è una strada, nodale per i movimenti legati al turismo e al trasporto delle merci. E ancora da Formia inizieranno alla fine del mese di gennaio i lavori per
per l'adeguamento del cimitero di Castello Onorato. La gara espletata il 19 dicembre scorso prevede la realizzazione di 72 loculi e 96 urne per ossari con annesse sistemazioni accessorie volte a migliorare la fruibilità della struttura. Per esigenze di omogeneità planimetrica, le nuove costruzioni saranno addossate ai vecchi gruppi loculari posti nella zona sud-ovest del cimitero. La struttura sarà lunga 17,95 m e profonda 2,70 m, per un'altezza media fuori terra di circa 4 metri. Si svilupperà su un unico livello con quattro file sovrapposte di loculi. Le batterie saranno del tipo a colombario per la tumulazione frontale. I blocchi ossari saranno invece costituiti da batterie prefabbricate poste l'una sull'altra a mezzo di appositi spinotti. L'intervento, finanziato con fondi comunali, costerà 180.000 euro. Sono sempre più numerose le richieste di concessioni, commenta l'assessore ai lavori pubblici Eleonora Zangrillo, ma i loculi a disposizione sono ancora troppo pochi per soddisfare la domanda. L'intervento che avvieremo nelle prossime settimane a Castello Onorato rappresenta solo un primo passo. La scarsità di loculi è un problema serio che coinvolge tante persone. Laddove possibile cercheremo di risolverlo intervenendo anche sugli altri cimiteri di cui Formia dispone. L'ultima notizia da Cellule: ripresa a pieno regime l'attività del centro diurno polifunzionale Progetto Insieme. L'anno appena trascorso si è concluso in bellezza per i ragazzi della struttura di Borgo Centore, che hanno anche siglato un'importante collaborazione con gli alunni dell'Istituto Alberghiero del mare, essendo diventati ormai anche vicini di casa. Nel corso delle vacanze natalizie, infatti, alla presenza dei genitori, i ragazzi del centro si sono prodotti in un piccolo saggio, mentre gli studenti dell'alberghiero hanno preparato un buffet di dolci. Un'altra importante attività è stata quella dei mercatini di Natale, che ha altresì riscosso un buon successo. Insomma, il progetto dell'assessore ai servizi sociali Enzo Freda è stato raggiunto. Era per me importante conferire vitalità al Borgo di Centore, e quella maniera migliore, se non sfidando una scuola superiore ed un centro come quello di progettazione, con qualche messa a punto, ha spiegato l'assessore Fredda. Dopo 2 anni di amministrazione sono stati raggiunti proprio alcuni degli obiettivi che mi ero preposto. In primis, la realizzazione di una struttura che potesse ospitare i giovani con delle difficoltà e le loro famiglie, in modo da coinvolgerli in attività di vario genere. Dare alla scuola alberghiera una struttura idonea e nello stesso tempo portare gente a Centore e non farla sentire solo una borgata di periferia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. La prossima edizione a più tardi. A tutti voi un buon proseguimento con la programmazione di Telegolfo. Arrivederci.